Inzaghi ha deciso, Mkhitaryan in panchina. E su Dzeko Lukaku? L'armeno sta bene ma è fuori da oltre 3 settimane. In attacco Edin favorito su Romelu, nonostante il belga sia in grande forma. Ci ha provato in tutti i modi, ma non ce l'ha fatta. Henrik Mkhitaryan non giocherà da titolare la finale di Champions contro il Manchester City. Nella rifinitura allo stadio Atatürk ha corso, scattato e segnato nelle partitelle a campo ridotto. Ma è fuori da oltre 3 settimane, ovvero dal primo tempo dell'Euroderby di ritorno contro il Milan di metà maggio per un problema muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Sta bene e deciderò con calma. Mancano la rifinitura e il risveglio muscolare di domani, aveva detto Inzaghi in conferenza stampa. In realtà, dentro di sé, Simone probabilmente sapeva già che rischiare dal primo un giocatore non al top, anche fondamentale per la cavalcata nella fase ad eliminazione della Champions come è stato l'armeno, sarebbe stato un rischio. Per questo lo porterà in panchina e magari lo utilizzerà nella ripresa, se l'intelligenza tattica e la classe dell'ex Roma saranno necessarie per una manciata di minuti. A centrocampo così giocheranno Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoğlu e Di Marco. L'armata nerazzurra per la conquista della terra di mezzo, fondamentale per la battaglia contro il City, è pronta. E il croato, in gol contro il Torino e ultimamente in ottima forma, non va considerato un'opzione di riserva. Avrà anche la fascia da capitano al braccio e, con all'attivo una finale e 2 semifinali mondiali giocate, è una garanzia assoluta. Detto che in difesa non ci sono margini di dubbio e che davanti a Onana giocheranno Darmian, Acerbi e Bastoni, resta un dubbio in avanti. Dzeko è avanti su Lukaku che in Champions quando è entrato dalla panchina è quasi sempre stato decisivo. Probabilmente Romelu come condizione sta meglio di Edin, ma il bosniaco, sempre titolare con Lautaro nelle doppie sfide contro Porto, Benfica e Milan, è favorito. Il ballottaggio, però, stavolta è più aperto che mai.